Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non ce l'ha, non lo so, adesso questo lo vediamo, però Mario Secchi, sei d'accordo? Perché di Giorgia Meloni molti pensano che un po' abbia la cultura del capo, della capa in questo caso, un po' perché è allergica alle critiche, capi e leader sono attacca diverse. La stampa, poi sappiamo che la madre di tutte le sue riforme è il premierato, e quindi c'è questa cultura del capo o è semplicemente costruzione di leadership che soprattutto oggi, ma non solo come ci diceva Iosi, è fondamentale nella politica. Bisogna levare il connotato negativo dalla parola capo, perché il capo è la guida, no? È la guida delle democrazie, non solo nelle democrazie ovviamente, è il leader. In Italia abbiamo assistito che cosa? Dalla prima alla seconda Repubblica a una convergenza di due figure che prima invece erano distinte nella prima Repubblica, cioè la premiership corrisponde alla leadership. Questo è successo con Berlusconi, no? Forse Italia, i 30 anni. I 30 anni, quindi siamo anche in campo, ricordiamolo, siamo oggi. Anche un appuntamento importante, quindi la domanda è più che mai, diciamo, dentro un contesto storico e nello stesso tempo però anche di presente. Quindi Meloni è sempre più, diciamo, questo processo di fusione della premiership con la leadership. E guardate che ormai avviene in tutto l'Occidente. Ecco, ma Meloni è un capo che comanda o una leader che governa? È una leader che governa. È un capo che ascolta e poi decide. Perché